secondo le regole, mi pare che si possano fare per sotto costo all'anno e quindi finché ci sarà quella regola va fatta. È chiaro che non va venduto prodotto di non qualità. Il sottocosto è un onere che si prende l'azienda per cercare di incentivare le vendite e di fidelizzare i clienti. Sarebbe folle mettere dell'olio di macchina, olio che non è olio, nella bottiglia e venderlo a 1,50 euro. È uno strumento di marketing che va usato con intelligenza, perché il sottocosto costa all'azienda e deve dare vantaggio al consumatore. Non bisogna esagerare, perché poi anche il consumatore deve rendersi conto di quello che è il valore del prezzo, il valore delle merci che sono vendute. E su questo credo di non avere altro da aggiungere. Io volevo solo dire brevemente, riassumere quelle che sono le attività che una distribuzione organizzata porta avanti per garantire la sicurezza, la qualità dei prodotti. Solo per introdurre il tema, stiamo parlando di 26 miliardi e mezzo di peso del valore dei prodotti freschi a peso variabile nella grande distribuzione, che rappresentano invece come peso il 28,5% dei prodotti venduti. Negli ipermercati il 25%, nei supermercati il 40%, nel libero servizio il 29% e il 21,4% nel discount. Quindi stiamo parlando di grandi numeri, stiamo parlando di quantità importanti, stiamo parlando di uno di quelli dei temi che sono cari alle nostre aziende. Nel senso che col prodotto fresco e con la marca privata, io associo i due discorsi, sostanzialmente una catena distributiva pone la sua faccia nei confronti del cliente e cerca di garantirsi la fedeltà del cliente grazie alla qualità dei prodotti. Prodotti che devono essere ampi come assortimento, i più ampi possibili. Noi dobbiamo vendere dalla papaya, ne vendiamo poche, però ci deve essere anche la papaya, da prodotti invece di largo consumo. Viva i prodotti italiani, cerchiamo di spingere il più possibile i prodotti italiani. Il largo consumo confezionato nel nostro settore, l'85% dei prodotti sono prodotti italiani. E vorremmo poter aumentare anche di più, ma ad esempio, per farvi un esempio, il pesce pesa il 51% perché non si riescono a trovare pesci italiani in sufficienza e quindi li dobbiamo andare a comprare dall'estero. Naturalmente, volendo cercare di avere ampiezza di prodotti, lavorare con le promozioni, creando occasioni di risparmio e cercare di dare il servizio che noi possiamo dare, perché noi siamo tipici di libero servizio, ma il servizio vuol dire permettere al cliente di reperire facilmente il prodotto, permettere al cliente di trovare le istruzioni giuste nel foglio descrittivo del prodotto, banalmente definito etichetta, definito etichetta, ci bisogna di un'organizzazione molto capillare, molto ben organizzata. Premesso che tutto è perfettibile, che quindi quello che io vi descrivo io lo considero buono, ma bisogna continuare a lavorare sempre con maggior determinazione, particolarmente nei momenti di difficoltà di consumi, acquisire il cliente, mantenere il cliente in un ambiente di sempre maggior concorrenza richiede una sempre maggior specializzazione e attenzione. Quindi la prima specializzazione è nella struttura degli acquisti, e gli acquisti sono divisi per specialisti di categoria, esperto del prodotto salumi, esperto del prodotto ortofrutta, esperto del prodotto gastronomia, latticini, pasticceria, eccetera, eccetera, proprio perché concentrandosi su quel prodotto evidentemente le loro competenze professionali aumentano. Poi una struttura degli acquisti in cui c'è un direttore degli acquisti che si ripassa di sotto del quale c'è il direttore degli acquisti freschi, il responsabile della carne, il responsabile delle carni rosse, delle carni bianche, proprio perché man mano che si scende nel particolarizzare la responsabilità alle varie persone, sostanzialmente riteniamo che debba aumentare quello che è il grado di competenza, di professionalità che nasce dalla profonda conoscenza che queste persone devono avere del loro del prodotto che loro gestiscono per conto dell'azienda di distribuzione. I rapporti con i fornitori evidentemente sono filtrati da queste persone,
fornitori sono di tutti i tipi, i fornitori che devono coprire l'intera rete, quindi i grandi fornitori che di solito sono marche molto note e così via, ma anche la nostra marca privata, i fornitori invece più di nicchia che possono fornire prodotti regionali che tanto sono prodotti italiani, regionali, che tanto sono voluti e ricercati dai nostri consumatori, fino ad arrivare al fornitore che al limite può fornire il singolo negozio di una singola città con un prodotto particolarmente attraente per quella città. Su tutti questi esistono dei controlli molto importanti, noi concentriamo i nostri controlli principalmente sui prodotti freschi e sulle marche private, controlliamo meno i prodotti che ci vengono dall'industria di marca, perché l'industria di marca garantisce sostanzialmente la qualità. E abbiamo delle organizzazioni che molto spesso si basano su società esterne, che ci permettono di andare a controllare quello che è il nostro rapporto con la piccola e media impresa italiana. Noi lavoriamo con 13.000 piccole e medie imprese italiane circa, che fanno quasi il 25% del nostro fatturato. Crediamo che questo sia un elemento estremamente importante, nel senso che vogliamo dare vita e sicurezza alla piccola e media impresa. Ovviamente poi in termini di negoziazione di prezzi invece vogliamo sfruttare il miglior prezzo possibile, però sono tutto compatibile con quelle che sono le logiche della sopravvivenza. Diamo a queste piccole e medie imprese dei programmi a medio e lungo termine che gli permettono di organizzarsi, che permettono di fare degli investimenti per potersi strutturare meglio e quindi possono permettere di rispondere sempre meglio a quelle che sono le nostre esigenze, che sono delle esigenze molto forti, molto acute, perché in realtà noi tutto quello che facciamo lo facciamo per cercare di dare soddisfazione al nostro consumatore, ma non perché siamo virtuosi per vocazione, siamo virtuosi per necessità, nel senso che se il nostro consumatore è soddisfatto, noi facciamo bene il nostro mestiere, magari riusciamo a far quadrare anche i conti delle nostre aziende. Certo capitano casi eclatanti, l'abbiamo visto prima, io vi ricordo il caso di Luca Pazza, è stato un caso eclatante, però devo dire che la grande distribuzione ha cercato di reagire, ha messo in piedi velocemente il concetto della filiera controllata per dare la massima sicurezza su quella che era la provenienza della carne e quindi anche in questo senso ha cercato di essere pronta e forse di migliorarsi sempre di più. In più la grande distribuzione, sempre in termini di sicurezza, ha partecipato a livello europeo con l'IFS International alla creazione di standard di condizioni igieniche e sanitarie che permettono sostanzialmente di trovare un accreditamento delle aziende che seguono questi standard, tipo la reazione dei locali, la pulizia, l'igiene, la presenza di zanzariere, eccetera, eccetera. Questo IFS è applicato in diversi paesi europei, oltre all'Italia, in Germania, Polonia, Svizzera, Spagna e Austria, e sull'IFS c'è un sistema di ulteriore controllo. Ci sono quindi dei controllori che controllano che quelle che sono gli standard dell'FS siano sostanzialmente rispettate. E altri controlli fondamentali sono quelli dei nostri punti vendita. Quante volte, mi auguro poche, ma alcune volte mi è capitato di entrare in un negozio di alimentari e sentire un odore non piacevole. È un fatto spiacevole. Che non vuol dire che la merce che viene messa in vendita non sia merce di qualità, eccetera, eccetera, vuol dire che ci possono essere problemi di aereazione, problemi che richiedono la ristrutturazione del punto vendita, perché l'odore comunque è uno degli elementi che può influenzare il cliente nel trarre dei giudizi negativi nei confronti di un punto vendita dove invece magari si vendono dei prodotti particolarmente interessanti. Analisi di tutti i tipi, controlli di tutti i tipi, negli ipermercati entrano organizzazioni esterne che passano 2 o 3 giorni a controllare tutto quello che viene fatto nell'ipermercato e sempre tutto questo con l'obiettivo di poter dare il miglior servizio possibile.
E poi ci sono le informazioni. Abbiamo detto che il documento che è sul prodotto deve essere il più completo possibile. Noi tendiamo sulle nostre marche private a dare più informazioni di quelle che sono richieste, proprio perché vogliamo sostanzialmente certificare la qualità del prodotto che è nella marca privata. E anche in questo senso è stato creato un portale, che si chiama portale IFS, che raggruppa sostanzialmente tutti i fornitori per tipologia e localizzazione geografica e permette quindi di avere un'informazione su tutto il mondo della fornitura a tutte le aziende della distribuzione che hanno messo in comune queste informazioni per potersi indirizzare nel sapere qual è il fornitore che dà migliori garanzie e quello che dà maggiori o minori garanzie. Certo non ci diamo le informazioni sui prezzi che spuntiamo con questi fornitori, però è una maniera di collaborazione interessante, io lo trovo particolarmente. E poi ancora un paio di minuti. E poi quello che tendo a sottolineare è che il mestiere nella grande distribuzione è un fatto importantissimo. Quindi la formazione, noi spendiamo ogni anno nella grande distribuzione alimentare italiana, non soltanto la federazione che io rappresento quest'oggi, noi spendiamo, se ricordo bene, 35 milioni di euro in formazione all'anno per tutto il settore. Guardo il mio collega Trippa che sta zitto, ma credo di aver detto giusto. Sono tanti, sono importanti, perché noi dobbiamo creare i macellai, dobbiamo creare i panettieri, dobbiamo creare i salumieri, i pescivendoli. Molte volte, data la crisi del dettaglio, alcuni operatori del dettaglio decidono di venire a lavorare da noi e trasferiscono la loro professionalità, il macellaio, il pescivendolo, nel nostro punto vendita e ci aiutano con la loro professionalità a creare un rapporto ancora più umano con il cliente. Uno dei problemi della grande distribuzione è proprio che il libero servizio rende difficile il rapporto umano. Uno dei punti di forza del dettaglio, che io apprezzo particolarmente, è proprio quello invece di essere capace di istituire un dialogo con il proprio cliente e la propria cliente. Direi che potrei fermarmi qui perché per questa prima tornata credo di aver già vinto e forse rispettato anche il tempo. Sì, grazie per essere